Allora, siamo a Nemoli con Maria Grazia Anania, che è la delegata di gruppo di Nemoli della Croce Rossa. Perché, Maria Grazia, anche Nemoli ha colto questa grande opportunità, questa grande occasione di sensibilizzazione legata al tema delle città cardioprotette. Maria Grazia, spiegaci sinteticamente, perché l'abbiamo detto varie volte, in cosa consiste questo progetto. Sì, questo progetto che è stato fatto già in tanti paesi del circondato lo vogliamo fare anche qui, perché come diciamo obiettivo quello di acquistare un defibrillatore esterno per la cittadinanza. E l'avevamo prevista questa giornata per un'altra data, poi per i problemi di salute avuti dal nostro presidente ci è sembrato opportuno spostarla ad oggi, nonostante le temperature, la pioggia, l'afflusso è diciamo molto partecipata la cosa. Ecco, allora Maria Grazia, sicuramente avete immaginato anche dove questo defibrillatore verrà posto. Ecco, possiamo dare questa anticipazione, in quale posto appunto di Nemoli verrà sistemato? Sì, abbiamo pensato di metterlo davanti al comune, che si trova sulla piazza, quindi diciamo al centro proprio del paese, e poi speriamo di fare altre attività per acquistarne un altro per il Lago Sirino. Ecco, c'è l'altro aspetto importante, Maria Grazia, quello legato poi a chi sa usare questa apparecchiatura, anche se diciamolo è molto semplice l'utilizzo, però ovviamente c'è bisogno insomma di avere persone che insomma hanno fatto un minimo di corso. Ecco, voi come vi siete organizzati da questo punto di vista? Allora, come volontari del primo soccorso nel gruppo ci sono parecchi volontari che hanno già l'attestato di frequenza per l'utilizzo del defibrillatore, e poi si farà un corso anche per questo, quindi anche chi vuole fare il corso per appunto l'utilizzo. Lo abbiamo acquistato nelle scuole come Croce Rossa, lo teniamo già e ci sono 6 persone formate per l'utilizzo del defibrillatore. Grazie. Allora, Nicola Carlomagno, prima intervista ufficiale, dopo così un piccolo problema superato brillantemente, e è stato così superato brillantemente che già sei sul campo di battaglia a dare una mano alla delegazione di Nemoli per questo progetto, che ha anche un'idealità grande, no? Cioè di costruire, di realizzare delle città protette da un punto di vista sanitario, iniziando dal cuore. Bene, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, bentrovati devo dire, perché dopo, come annunciavi tu precedentemente, quel piccolo incidente di percorso accaduto al sottoscritto, questo richiama sinceramente il progetto del Comitato Locale della Croce Rossa, la città cardioprotetta. Forse io dovevo fare proprio da cavia, visto ideatore del progetto e quindi cavia anche dell'accidente, insomma. E niente, oggi a Nemoli con il prosieguo di questo progetto, con l'iniziativa di uno screening a tutti i cittadini, a tutti coloro che vogliono sottoporsi, con un ECG, con un elettrocardiogramma, con il rilievo di vari valori, quali sono la glicemia, la pressione, l'altezza, il peso, eccetera, per far sì che ogni persona che si sottopone a questo screening, insomma, possa dai dati rilevare quale sia, insomma, la parte che può interessare un malanno che può causare insomma un accidente cardiaco, e quindi che se può essere di medio, di alto o di basso rischio. Siamo qui per la protezione. L'intento è proprio quello della Croce Rossa di formare, di informare e di prevenire insomma questi malanni.
Presidente, il rapporto con le istituzioni, tra qualche secondo daremo la parola al sindaco di Nemoli, è importante perché poi anche la installazione, ecco, di queste attrezzature, la gestione chiaramente deve avere un'attenzione anche da parte delle istituzioni pubbliche. Nella Valle del Noce questo rapporto stretto tra l'associazione e appunto l'ente locale è forte e mi pare la Croce Rossa l'abbia sperimentato. Un rapporto tra noi e l'istituzione è grande, grande perché un progetto partito inizialmente dal nostro comune con la collaborazione della nostra amministrazione, l'Auria, è partito e si sta sviluppando veramente in un modo come ci sta allargando come una macchia d'olio. L'Auria abbiamo già installato 4 defibrillatori, abbiamo formato circa 200 persone, 200 volontari e qui oggi il prosieguo è a Nemoli. Nemoli, grazie anche alla collaborazione, alla disponibilità del sindaco Mimmo Carlomagno, ma non solo, oltre al sindaco anche di un caro amico, dico, perché insomma amico di infanzia, sta proseguendo insomma alla grande anche qui a Nemoli e penso che a breve, se non in questi giorni ma nel prossimo futuro, avremo un defibrillatore installato anche nella piazza in cui stabiliremo poi insieme in una teca perché possa essere utilizzato, speriamo mai, insomma, malauguratamente dovesse succedere un accidente cardiaco purtroppo ad ognuno di noi. Ecco, l'abbiamo anticipato, siamo con il sindaco di Nemoli, Mimmo Carlomagno. Sindaco, a volte la politica fa tanti proclami, no? Poi invece vi sono delle azioni apparentemente piccole, ma mi chiedo, può essere piccola un'azione che poi salva una persona? No, assolutamente, è grandiosa l'iniziativa e quindi non, certamente non sono io a sottolinearlo, ma le stesse parole che tu hai detto fa capire quanta importanza ha una manifestazione, un'iniziativa del genere. Tra l'altro devo dire la verità, io poc'anzi a un'altra intervista per un'altra iniziativa che stiamo vivendo qui a Nemoli, oggi Nemoli vive veramente una centralità straordinaria perché c'è un'altra manifestazione bellissima con centinaia di bambini che stanno giocando nei nostri impianti sportivi messi a disposizione dell'intero comprensorio e quindi dicevo sicuramente un'iniziativa come quella della Croce Rossa Italiana può prevenire, può far sì che delle vite vengano salvate e queste hanno un valore incommensurabile. A me piace anche cogliere questa occasione per ringraziare Nicola Carlomagno, presidente di quest'area, per quello che sta facendo, per quando si sta spendendo, poi alla fine è chiaro e evidente che quando si stressa per dare tantissimo tempo e anche lavoro, anche sacrifici agli altri, magari si abbandona un po' se stessi e questo altruismo, questo darsi agli altri, questo donarsi agli altri è una cosa straordinaria che io voglio sottolineare e mi piace dirlo pubblicamente, ringraziare pubblicamente Nicola per quello che sta facendo. Tra l'altro anche questa iniziativa qui a Nemoli nasce ed è organizzata grazie alla sua abilità, alla sua intelligenza, la sua lungimiranza, quindi noi siamo a fianco a queste brillanti iniziative. Sindaco, forse questa domanda meriterebbe un convegno, però mi sono sempre chiesto, un primo cittadino che poi è un po' l'imbuto, no? È un po' il momento, anche il parafulmine di tante situazioni, se non potesse contare sulle associazioni, no? Nei vari aspetti, nel caso della Croce Rossa, ecco, magari sull'aspetto socio-sanitario, socio-assistenziale, sappiamo il ruolo importante della protezione civile e anche l'associazionismo sportivo è importante perché fa aggregazione, ecco, questo stato, questa presenza nei vari paesi, come sarebbe ancora più complicata se non ci fossero queste realtà che alla fine spesso sostituiscono lo Stato stesso.
Assolutamente sì. E ripeto, sempre stamattina mi sono permesso di dire pubblicamente nel saluto che i piccoli comuni si salvano attraverso una sinergia tra pubblico e privato. Se non c'è il privato e se non c'è il pubblico che sostiene le iniziative private, i comuni si spengono, i comuni muoiono e il degrado è tangibile dappertutto. Quindi i piccoli comuni si possono salvare soltanto se c'è questa sintonia, se c'è questa intesa, se c'è questa unione tra, ripeto, soggetti diversi. E oggi i soggetti diversi nel privato sono importantissimi, quindi sicuramente noi abbiamo una certa rilevanza, ma io, a mio avviso, oggi possono dare, possono fare di più addirittura le associazioni di volontariato che i comuni, che sono imbrigliati in mille rivoli di lacci e lacciuoli dettati dalla burocrazia e non solo, ma anche dai legami, dai dettati finanziari. Allora, siamo con Elisabetta Ferrari, che è innanzitutto vice sindaco di Nemoli, ma smette spesso i panni della istituzione e indossa, presumo con molto piacere, i panni dell'associazionismo. Con Mimmo Carlomagno, del tuo sindaco, parlavamo proprio di questa importanza che hanno le associazioni. Però mi chiedo, Elisabetta, tu non ti fermi mai? Ti ringrazio Mario, è vero, non mi fermo mai, perché dico chi si ferma è perduto, ma realmente. E allora il volersi mettere a disposizione degli altri, la concretezza nel poter dare un contributo in qualsiasi situazione e contesto, penso sia la ricompensa e il messaggio più bello che si possa dare. Per me è un onore indossare la divisa della Protezione Civile, come è un onore far parte di associazioni di volontariato, a partire dal volontariato che si dedica alle persone anziane, all'ambiente, ogni forma di volontariato. Elisabetta, a Nemoli si invertono un po', si inverte la matematica, no? Nel senso che magari si può pensare che nei piccoli paesi non si riescono a fare le iniziative, non si riescono a fare gli eventi. Oggi a Nemoli ben tre iniziative: l'iniziativa della Croce Rossa, Città Cardioprotetta, un torneo regionale di scuole calcio per bambini e poi a Lago Sirino un'altra bella iniziativa del Micromondo. Quindi davvero ce n'è per tutti. Sì, è vero, diciamo che quando si entra a Nemoli c'è un cartello che è quello: il paese dell'ospitalità, e allora cerchiamo di mettercela veramente tutta per ospitare ogni persona, ogni associazione, ogni iniziativa che si intende mettere in campo, da quella sportiva a quella culturale a quella preventiva, come per esempio oggi quella della Croce Rossa. E per noi è veramente un punto importante, perché magari Nemoli è una realtà così piccola, come ben dicevi, però allo stesso tempo riesce a fare un po' da baricentro fra gli altri paesi della Valle del Noce e del Comprensorio, e più di una volta abbiamo ospitato iniziative importanti che hanno visto partecipi poi paesi un po' di tutta la regione. Oggi addirittura c'è qualcuno di fuori regione, da Castrovillari mi sembra che vengano delle persone, poi ce ne sono del Materano, quindi della nostra regione stessa, ma piuttosto distanti. E tra l'altro, vice sindaco, come diceva il dottor Alfonso Chiacchio, oggi tutte le strutture ricettive, i ristoranti nello specifico, sono tutti pieni, a dimostrazione che poi questi momenti diventano anche momento economico per il territorio e anche di promozione, perché poi se si trovano bene oggi magari ritorneranno. Confermo, sicuramente sì, perché magari è importante poi offrire a chi è che viene, sì per la partita, sì per altri motivi, offrire quelli che sono i servizi che sono fondamentali, le infrastrutture, le ricettive, a partire dal dormire al cibo e quant'altro. E diciamo che questo è un biglietto da visita che come amministrazione vorremmo giocarci al meglio, a partire dalla pulizia del paese, dai fiori, dalla bellezza, proprio per cercare di creare quell'attrattiva che il visitatore di un giorno poi magari possa ritornarci. Allora, dottore, siamo sul campo, no? Mi verrebbe da dire, nell'ambulanza, dove si stanno facendo delle visite di prevenzione, e sappiamo quanto è importante la prevenzione.
Sì, come ho detto prima, la prevenzione è indispensabile. È indispensabile fare un controllo di base cardiologico, fare una visita cardiologica, un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma, questo di base per tutte le persone al massimo intorno ai 50 anni, poi regolarmente dopo i 50 anni. C'è tantissimo da fare sulla prevenzione, infatti basta pensare che una morte su due è per cause cardiovascolari e quindi la prevenzione è veramente indispensabile. C'è tanto da fare perché non è ancora un'abitudine fare questi controlli regolari neanche dopo i 50 anni e neanche in età più avanzate. Però ecco, lei è un medico impegnato quotidianamente appunto nelle attività sanitarie. Il rapporto con le associazioni, quest'oggi lei è un po' su una sorta di linea di trincea, no? Tra un impegno professionale, chiaramente non in senso stretto, di competenza, ecco, un impegno di competenza e questo rapporto bello, presumo, con le associazioni che sicuramente aiutano in questa opera di prevenzione. Sì, le associazioni aiutano tantissimo, in Italia c'è tanto volontariato, forse è una delle nazioni in Europa dove c'è più volontariato, però deve essere sempre più incentivato perché si deve sentire proprio nel cuore l'esigenza di fare queste di organizzare queste cose, perché sono cose utilissime per la sensibilizzazione appunto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Quindi comunque il volontariato e queste iniziative sono proprio l'ossigeno della medicina, cioè non, la prevenzione e la cardiologia non si svolge solo in ospedale, ma si svolge soprattutto sul territorio, prevenendo quelli che possono essere i problemi, diciamo, cardiaci. Ecco, per concludere, dottore, in una battuta davvero, se volessimo dare un consiglio a chi ci sta ascoltando in questo momento, ne potremmo dare mille, scegliamone uno, quello che secondo lei è più importante per arginare, ecco, le problematiche cardiovascolari, uno. Ma un consiglio così su due piedi è difficile, bisogna fare un'alimentazione corretta, evitare, ridurre di molto l'utilizzo del sale, che molto si utilizza molto diciamo anche in Basilicata, comunque in Italia in generale, e per controllare la pressione regolarmente, soprattutto dopo i 50 anni, e ripeto, controllare l'assetto lipidico, quello che è il colesterolo, i trigliceridi, e fare comunque soprattutto dai 50 anni in poi una visita cardiologica, un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma anche senza nessun fattore di rischio. Quindi sono consigli vari che riguardano sia lo stile di vita che l'alimentazione, quindi alla fine sono cose ovvie che i medici di base conoscono e quindi la gente deve essere sensibilizzata a conoscere.